anno e mezzo dall'ultimo sciopero generale registrato in Italia, i giovani continuano a emigrare causa precarietà e disoccupazione e i lavoratori non possono più scegliere i loro rappresentanti per effetto dell'accordo siglato tra Confindustria, CGIL e CISL UIL. I sindacati di base non aderenti, CUB, SICOBAS e USI IT, hanno indetto uno sciopero nazionale per il 18 marzo per rompere il silenzio sul pericolo della guerra e sui diritti negati. Il punto principale di convergenza fra queste tre organizzazioni attiene più che altro alla questione della democrazia e dell'esercizio del dissenso nei luoghi di lavoro, e cioè il chiaro rifiuto del famigerato accordo del 10 gennaio. A cosa cambia in realtà oggi nel conflitto dopo l'accordo sulla rappresentanza? Ma dopo l'accordo sulla rappresentanza non c'è più conflitto. Questa è la realtà, perché quell'accordo serve appunto ad impedire che si faccia sciopero, che si faccia conflitto, che si possa protestare contro un accordo non condivisibile. La CUB per questo non ha firmato quell'accordo, perché ritiene che la possibilità dei lavoratori di lottare vada preservata. L'ultimo sciopero a cui abbiamo assistito in questo paese è stato lo sciopero generale sociale del 14 novembre del 2014, organizzato dalla CUB insieme con altre forze sindacali e sociali, e adesso ci troviamo a 18 marzo del 2016 ad organizzare un secondo sciopero. In questo frammento non c'è stato nulla, in questo frattempo non c'è stata nessuna organizzazione sindacale e nemmeno, tantomeno CGIL e CISL UIL, che hanno mai detto scioperi generali per difendere e tutelare le condizioni di vita, che sono straordinariamente basse e nell'umanità credo non siano mai state le disuguaglianze così alte. Sono Laura del Comitato di Gestione di Aldo Dice 26x1, sostengo questo sciopero per il diritto alla casa. Sono Giuseppe e aderisco allo sciopero per il lavoro, per i diritti del lavoro e per la pace nel mondo. Sono Sabrina e sostengo lo sciopero per il diritto allo studio. Io sono Denise e sostengo lo sciopero per il diritto alla casa. Io sciopero per i diritti oppressi alle popolazioni del Medio Oriente. Sono Tommaso e sciopero per il diritto alla casa. Sono Lorenzo, sono qui e sostengo questo sciopero per diritto alla casa, per studiare e, in poche parole, per un mondo più buono. Mi chiamo Fatima e ho scelto di aderire allo sciopero per dire no a tutte quelle politiche che mirano all'abbattimento dei diritti che i lavoratori, gli studenti, gli immigrati e i popoli oppressi hanno acquistato dopo anni di lotte. Siamo convintissimi a sostenere questo sciopero del 18, perché all'interno dei mancati diritti in Italia il diritto alla casa è uno di quelli più bistrattati insieme alla sanità. Siamo convinti che a livello nazionale dobbiamo riaggregare i lavoratori, gli inquilini, i cittadini per dimostrare che i diritti vanno riconquistati. Io sono Matteo, aderisco a questo sciopero perché questo governo ci vuole ignoranti, affamati e ammalati, e questo non deve essere. Per dare una speranza alle generazioni che verranno di un futuro migliore, io dico solo lottiamo, lottiamo, lottiamo.